Uomini, 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 tanto favellate, poco in realtà combinate, la realtà sempre fuggite, ne sfuggite, la rifuggite. Ah, uomini che rinnegate voi stessi, non dobbiamo negare il fatto, il negazionismo italico, che il comandante di Edoardo De Angelis sia un grande film, un gran bel film da candidare agli Oscar. Questo Salvatore salvò delle persone, ma ne uccise altre, revisionismo incitante alla celebrazione del fascismo, ma su via non dobbiamo polemizzare, dobbiamo questo film agli Oscar, ripeto, nominare con un grande Pier Francesco Favino, grande, grande, grandissimo, il falotichino, voleste miniaturizzarlo, ma lui si è ingigantito, un uomo superbo, un uomo insuperabile come il tonno Riomare, a proposito di mare, di oceani, dell'Atlantico. Io sono più pacifico, non sono attenuato, ma potrei di nuovo essere arrabbiato se qualcuno contro questo film si scaglierà in maniera inopportuna. Questo qualcuno, taluni personaggi e qualcheduno che oserà contraddire il fatto che siamo di fronte a un'opera sì patriottica. Diciamo legata al moto marino, no, ancorata al detto italiani brava gente, e qui mi sono disancorato da un buon eloquio, sganciandomene completamente, ma riprendiamo il discorso e riprendiamo a navigare anche internetianamente, cioè su internet, sul web, miei uomini da Vicinet, il vicino di casa come sta? Evacua solo stronzate. Questo film non è una cagata pazzesca, ma c'è una corazzata a Potionkin? No, una forte armata. E dobbiamo armarci di coraggio e amiamoci tutti quanti all'insegna dell'ecumenismo e tifiamo in maniera non plus ultra, osannando questo film che forse non merita un tifo da ultra da stadio, ma a livello internazionale potrebbe competere, gareggiare, vincere e gli avversari sbaragliare il falò. Un colpo già mai sbaglia, non sbaglia un colpo. Uomini che colpiste duro, ma siete vigliacchi a viso aperto e a mare aperto, non siete capaci di fronteggiare Captain o Captain Walt Whitman, l'attimo fuggente, mia bella gente. Ah, molte persone si credono intelligenti, ma sono dementi sconsideratamente. Non avevano previsto questo ritorno tonitruante del falò, ritornato per l'appunto, anzi, ripiombato. Piombino, Livorno, il Veneto, le repubbliche marine, marinare, la scuola, la marinara, dicevo, un falò ritornato in forma splendida, splendente, come il raggio più ardente, dardeggiante di un sole ancora rilucente, fortemente, per l'uomo falò. Fulgido, rinato poderosamente. Non arenatevi, uomini, remate, tremate. Per sbarcare il lunario bisogna imbarcarsi, diciamo, imbarcarsi, e qui. Bisogna sobbarcarsi anche le offese che si ricevono se uno si impappina. Bisogna imbarcarsi per un'avventura e per diciamo, un giorno? No, giorni. Per qualcosa, ecco, di viaggiante in forma picaresca, il falottico è arlecchinesco, burlesco, gigionesco, forse un po' cialtronesco, ma il falò sa che in ogni dì e in ogni notte può illuminarvi col faro della sua lucidità espressiva e della sua beltà magnetica, oserei dire, anche osè e inaudita. Il commissario vi punta il dito e lui il comandante e tiferà accaloratamente per la vittoria finale agli Academy Awards, imminenti, imminenti, no? Fra qualche mese, il prossimo anno, uomini, salpiamo. Uomini, esaltiamoci, uomini, pettiniamoci, uomini. Illiquidiamoci, no, basta con i languori esistenziali, basta con l'essere languidi. Dobbiamo essere cinici o romantici. Ma che sto dicendo? Il falò è impazzito.
Lui è pazzo dalla nascita, è un bello e dannato, un maledetto. Modi. Quindi, questi sono i miei modi. Moderatevi e attenetevene, è chiaro? Altrimenti, altrimenti sarete atterriti, uomini terrani, uomini terrestri, uomini che credete negli alieni, uomini soltanto alienati, uomini antiquati. Ci vuole un cinema di qualità, un falò di estrema venustà. Basta con la vetustà e ben vi sta, uomini antiquati, uomini superati e surclassati. Che vi credeste, credete, naviganti, ma non vi crederete più così. Credete a me e tutti assieme, appassionatamente, veleggeremo per lidi maestosi. E al Lido di Venezia non vincerà questo film. Forse vincerà Povere Creature, Poor Things, ma uomini creaturali, uomini, dobbiamo ridarci a qualcosa di ancestrale, a qualcosa di abissale e inabissarci. Nelle profondità oceaniche? No, sconfinatamente. Le donne si bagnano dinanzi a un falò caliente che sta dicendo: il falò! A Venezia ho visto The Killer. Vedete Luke, la Fassbender. Luke, che mira di sguardo che scazza completamente. Gli operai, vedete qui siamo a Parigi, vedete? Luc da Falò le Mocò. Non ho sputo, ti do. Non sbaglio mai, quando sputo becco sempre il bersaglio, l'occhio. Come in Totò a colori, il falò. Allora, ancora campano quei personaggi televisivi. Cristina 40 da mettere a 90. Andava forte su uno nella Rai nei 90s. Su Instagram Miriana Trevigiana. No, Trevisan, Trevisan. Trevisan. A proposito di mettere a 90, Miriana Ano. Miriamo, miriamo, donne che volete farvi ammirare, donne poco mirabili, intellettualmente scarse, ma sessualmente, come questo aereo, volaste altissime, eh? Ormai siete dei prosciutti, no, prosciugate, offrite solo a carne cruda, maialine. Il falò è un saggio. Questo che cos'è? Questo è un bonsai. Tu non sai nulla. Queste donne furono bon, ma insipienti, ignoranti, ignoranti. Che botte che ho preso? Queste sono le famose tapparelle, dette altresì veneziane. Uomini veneti, uomini. Ricordate quell'attore Robin Hood, un uomo in calzamaglia, nella sua parodia di Benito Mussolini? Vinceremo! Vinceremo! E hanno vinto, eh! Meloni, meloni, banane, pompelmi, signore e signori, l'Italia è la frutta. Uomini poco fruttiferi, uomini col cervello poco fruttuoso, uomini, sono un uomo permaloso, caloroso, freddo, romantico in maniera poderosa, sono un uomo che sa il falò suo, in quanto è prestigioso. Sono un prestigiatore. I cattivi da me saranno picchiati, presi, defenestrati, per aria sgraventati. Il falò, tutto. Stop. Miss, mia cara miss, l'altra sera io gliel'ho miss.
Un rapporto molto dolce come una mousse. Che sono tutte queste mosse? Nini, tira Busciò, la donna che vede la mossa. Ehi! Voi dovreste osservare il commissario che dovete comprare, che si asciuga, perché è un bell'uomo. Uomini all'asciutto, uomini, il commissario asciugherà ogni vostra malefatta. Però qui i capelli. Bagno asciuga, bagno schiuma, doccia shampoo per l'uomo sempre pulito, immacolato. Da tempo immemorabile oramai, sverginato qui è andato, malandato. Beh, non male. Che uomo! Dice un fascino eclatante. Io sono un tipo brillante, spiritoso. Stempiato in modo poderoso, sono un uomo, chissà, chissà, oissa, ipi, urra, tutù. Il falò, ovviamente, the bonfire of the vanities, il falò delle vanità. E già, sono ancora qua. Comunque, questo libro vi dovete accattare, accattatelo, accattatelo, accattatelo. È un masterpiece, è un opus di estrema beltà. Uè, qui sta scivolando tutto. Allora, uè, vedo, non vedo. Donne, lo volete vedere? Ci vuole un tipo giocoso, spiritoso. Eroico, erotico, intrepido, temerario, insomma, un gran falotico. Beh, uè, eh no? Stavate intravedendo, ma io sono andato sollevando l'obiettivo prima che la donna potesse andarsi bagnando. Sono qui tutto bagnato, sono spregiudicato, forsennato. Dai, dai, dai. Il falò. Che uomo. Il falò. Tum tum. Sono un uomo che si ammira, un uomo ammirevole. Sono una volpe, io sono The Fox. Uomini, uomini, uomini. Falò, un uomo ancestrale, dall'uccello bestiale, che volgarità. No, è totale sincerità. È la verità. Dovete appurare, uomini. Se siete gay, vi darete gli attimpuri per la durezza che si masturberà sulla mia purezza, su cui non metterei la mano sul fuoco. Voi la mano, dove la mettete? Ecco, io sono un tipo così. Dai, dai, alla Woody Allen. So scherzare, so schizzare, so sbandare, so sbagliare, consapevolmente. Io so di sbagliare. Sbaglio, sbagliare, sbaglierò. Ah, posso sicuramente le coscienze piccolo borghesi annientare, polverizzare, asfaltare, no? Tormentare, no? Preoccupare, perturbare, perché non riescono a capire chi, ma chi è quello lì, ecco, chi io possa essere, non lo so, voi lo sapete, siete sicuri di questo?
Voi vivete di sicurezza, di sicumere. Il falò non è vero, ha detto. Tutto rispecchia me stesso dinanzi, per l'appunto specularmente, alla mia beltà, diciamo, di inquadratura sghembra e anche di belle gambe, d'autoritratto nitidamente. Magnetico, veramente. Mi piace cercare con le parole. Mi piace non avere una prole. Voi dite un'altra parola e io paroliere, vi canzonerò, cioè vi piglierò per il popò, a mo' di Totò, in quanto sono, che cosa, un puttaniere? Uomini da marciapiedi, tutti, dovete marciare perché siete già marci, dentro marcescenti, vi state avviando alla putrescenza. Il falò è un uomo di estrema rinascenza e di bellezza stupefacente. Oserei dire di sesquipedale rinomanza. Affascinante. Mostruosamente, una bellezza mostruosa. Infatti è un attore in mostra. È un freak. È quel che è. Come dice Joe Pesci, la gente ti vuole uccidere. In The Irishman, è quello che è quello che è. Ma se guardato lo specchio, no, non voleva dire quello. Che cosa voleva dire con è quel che è quello che è, doppiato da Leo Gullotta. Uomini, lo so, andate con le mignotte, dovete guadagnarvi la pagnotta, altrimenti da me riceverete il commissario soltanto cazzotti, perché se è incazzato è veramente uno squilibrato. Insomma, un uomo ancestrale dal fascino animale, no? Sexy beast, sex appeal, sensualità, e viva la sua, ripeto, beltà da falò, bravi delle vanità, vedo che ci arrivate qualche volta.